Presidente Gerardi, si è appena concluso il secondo incontro tra scuola e territorio. Tutte le associazioni sono intervenute e hanno proposto ottimi progetti. Sì, è stato un incontro molto interessante e come ha specificato lei il secondo, il primo l'abbiamo avuto con le istituzioni e tutte le agenzie educative del territorio, si è tenuto come ben ricorda nel comune di Pazzano, proprio nella sala comunale e là gli enti e le associazioni del territorio hanno preso degli impegni che ora noi li stiamo inserendo nel nostro piano triennale dell'offerta formativa. Quest'oggi è stata un'altra iniziativa molto interessante anche perché proprio nella vallata dello Stilaro insistono tantissime, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, tantissime proprio associazioni, una ricchezza di associazioni unica dove ho capito e sono contento che grazie alla scuola è stata una delle poche occasioni dove tutti insieme, tutti coinvolti per la prima volta, tutti insieme a collaborare fattivamente e per dare il proprio contributo a quello che deve essere il piano dell'offerta formativa per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Devo dire che sono emerse iniziative interessanti, ogni associazione ha preso impegni precisi di collaborazione e il tutto non può che riempire di gioia me e i colleghi e i docenti della scuola che tanto hanno voluto questa collaborazione proprio per stilare, ma non tanto per mettere, per formalizzare, diciamo, perché non era mettere nero su bianco o sulla carta quello che si vuole fare, ma proprio c'è stato uno scambio di opinioni, di parere e dalle sinergie di tutto questo posso dire che il nostro PITOP sarà molto ricco e diversificato grazie appunto proprio alla collaborazione e alla disponibilità dei presidenti di queste associazioni. Presidente Marrapodi, è davvero stato un successo questo secondo incontro, cosa è venuto fuori? È venuta fuori la volontà di lavorare in sinergia, è venuta fuori la volontà di fare un salto di qualità. E ci siamo stancati di arrancare, ci siamo stancati noi come scuola, ma si sono stancate anche le associazioni. Intanto di avere difficoltà a dialogare tra di esse e pure di avere difficoltà ad essere effettivamente operative. Con questa proposta la scuola offre anche alle associazioni una occasione di dialogo, non solo verso la scuola ma pure tra di esse. Il risultato conseguito quest'oggi, peraltro conclamato dai giudizi unanimi dei partecipanti, va perfettamente in questa direzione. Portiamo la scuola al centro della comunità, ma di fatto sono le diverse istanze sociali che si rimettono in gioco, si ripongono al centro, ognuno in sinergia con l'altra. L'obiettivo del piano triennale dell'offerta formativa di per sé è ambizioso, perché non si prefigge semplicemente, come prescrive la norma, di accentuare, aumentare le competenze e le conoscenze del popolo, della scuola, ma anche di legarlo al territorio. Questo significa che il territorio troverà nel piano una occasione di sviluppo e di promozione. C'è un elemento che ha accomunato le diverse istanze, la conoscenza del territorio, perché di fatto noi conosciamo poco il territorio,
ma conosciamo pure poco i personaggi illustri del territorio della Vallata dello Stilaro. Con questa occasione, con questo percorso triennale, sicuramente offriremo ai nostri studenti, ai nostri scolari, l'occasione di approfondire, l'occasione veramente di diventare cittadini della Vallata dello Stilaro.